Ciao ragazzi, nuovissimo video. Oggi parliamo di calciomercato. Nello specifico parleremo di Artem Dobvik, che sarà un nuovo attaccante della Roma. Like, iscrizione e campanella, seguitemi sui social, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. E prima che inizi il video ci tengo a dire due cose. La prima cosa è che in questo mese di agosto vedrete tantissime postazioni diverse. Purtroppo il periodo delle vacanze è il peggiore per registrare, sia per visualizzazioni sia per like, quindi sinceramente preferisco registrare video durante l'anno, escluso agosto. Agosto è il periodo peggiore per registrare video, proprio per quello che vi dicevo prima. E seconda cosa, vi invito, se volete, a lasciare qui sotto nei commenti una domanda di qualunque tema, perché io farò un Q&A più là. Un Q&A cos'è? È un domande risposte classico. Prendo dei commenti, faccio lo screenshot, prendo delle domande, faccio lo screen e poi li mostrerò nel video. Inoltre però ci tengo a dire una cosa: non andrò a prendere più di due domande per ciascuna persona, questo per dare spazio a tutti, perché se vado a prendere 5 domande di una persona, 10 domande di una persona, il video non ha senso, rispondo solo ad uno, che senso ha? Quindi mi raccomando, invito soprattutto gli utenti nuovi, quelli che magari non hanno mai commentato, oppure qualunque utente del mondo, a commentare qui sotto se volete. Detto ciò, scusate le premesse iniziali. Artem Dobvik sarà un nuovo giocatore della Roma. Dobvik, chi è? È un attaccante ucraino, 1,89 m, 27 anni, mancino. Classe 1987, attaccante oramai ex Girona, poiché approda alla Roma per una cifra di 30,5 milioni più 5,5 di bonus per arrivare a 36 milioni complessivi. Per lui un contratto fino al 2029, cioè dei 5 anni, per 3 milioni all'anno di stipendio. Poi vedremo le cifre esatte, perché magari non si fa a 36, ma si fa a 38 complessivi. Vedremo le cifre. Nei comunicati solitamente sono un pelino diverse. Il Girona, però, quello che è certo è che avrà una clausola del 10% sulla futura rivendita. Cioè, il Girona, quando la Roma venderà ipoteticamente questo calciatore, otterrà il 10% della somma. Molto semplice da capire, credo. Dobrik è un giocatore che è stato corteggiato a lungo anche dall'Atletico Madrid. Sembra una trattativa molto vicina alla chiusura, ma è saltata per le solite commissioni degli agenti. E sembrava che il progetto Atletico Madrid per Artem non fosse il progetto giusto. Ed è quando la Roma si è inserita, dopo la trattativa saltata con l'Atletico Madrid, parlo di una settimanella circa, lui ha spinto tantissimo per venire a giocare nella capitale. Lui ha dato il sì definitivo già da subito. De Rossi lo ha telefonato, ovviamente, così come per tutti i calciatori che vengono acquistati, c'è una telefonata dell'allenatore dove si va a discutere del progetto, eccetera, eccetera. E Dobvik è sempre stato convinto del progetto Roma. La Roma ha chiuso per Sulè un paio di giorni fa per una cifra intorno ai 26 milioni di euro, più bonus quasi 28. Ha chiuso per Enzo Lefea più di 20 milioni. Ha acquistato per 4 milioni dal Samuel dal Djurgården dalla Svezia. Ha acquistato Ryan in porta come secondo. Quindi la Roma piano piano sta incominciando ad acquistare, forse però un po' troppo tardi, fatemelo dire, anche perché alla Roma servono ovviamente altri rinforzi. Guardate la sua heatmap che vi lascio qua, guardate che attaccante è, un attaccante mobile, è un attaccante assolutamente mobile. Lui al Girona giocava come unica punta in un 4-2-3-1, nell'Europeo disputato con l'Ucraina, parentesi, poteva fare un po' meglio, ha un po' deluso così come tutta l'Ucraina, all'Europeo giocava in una sorta di 5-3-2 con la sua fianco con Yaremchuk, e invece in Ucraina al Dnipro lui giocava anche lì come unica punta nel 4-3. Tra l'altro ha fatto una marea di gol tra Girona e Dnipro. Guardate qua le sue statistiche: nell'ultima stagione del Girona ha 39 partite in tutte le competizioni, 24 gol e 10 assist, contando tutte le competizioni, non solo il campionato. Al Dnipro, guardate qua la marea di gol fatti in 39 partite, 29 gol e 7 assist, e nell'anno ancora prima 18 partite, 14 gol e 4 assist. Scusate se metto l'occhio di qua di fianco, ma ho tutti i miei appunti, sono a memoria, non mi ricordo assolutamente niente. In 3 anni ha fatto quasi 70 gol, una media realizzativa spaventosa, una media realizzativa spaventosa, e come potete vedere dai numeri è un bomber, è a tutti gli effetti un bomber, e i giocatori così servono.
Parlando più che altro della ciccia, chi è Dovvik? Dovvik è un attaccante centrale, un attaccante che sa giocare bene con i compagni, spara alla porta, crea sia tanto per se stesso, ma anche per i compagni. Sa servire tranquillamente il compagno anche nell'uno contro uno contro, per esempio, il portiere avversario. Freddo sotto porta, sbaglia raramente, pochi gol, sbaglia raramente, e bravo nei duelli aerei. Guardate qua la percentuale di duelli aerei vinti, non sono numeri spaziali, ma sono buoni numeri. Il più bravo è Sordot. Tra l'altro Sordot, cioè, ci allacciamo, era anche lui un obiettivo della Roma che poi è stato mollato, anche perché Sordot andrà probabilmente all'Atletico. Un buon rapporto tra gol fatti e gol attesi, guardate, 24 gol fatti, gol attesi 24.3, quindi ci siamo. Anche da qua potete capire quanto sia un attaccante effettivamente. Due gol quest'anno li ha segnati con il mancino, tra di loro in linea generale ci sta. Anche Lautaro sbaglia qualche gol, anche Vlahovic sbaglia qualche gol, eppure sono attaccanti forti, quindi questo non è un tema assolutamente che deve far preoccupare. L'altro difetto probabilmente è che nello stretto non è agilissimo e non è un campione nel dribbling. Tra l'altro qua vi lascio qui il suo grafico dei dati, guardateli qua, e guardate anche il confronto con Romelu Lukaku, l'ex attaccante della Roma. Parla da solo, il confronto parla da solo. Vedete qua anche altri grafici e qua potete capire come Artem Dovbyk sia l'attaccante giusto per la Roma e sia decisamente meglio di Romelu Lukaku. Tra l'altro Dovbyk non ha grossi infortuni, qualche infortunio ce l'ha avuto, ma poche partite saltate, rispetto soprattutto a Romelu Lukaku, che di infortuni muscolari ne ha collezionati veramente 300.000. Quindi anche sotto questo punto, anche perché sotto questo punto di vista, senz'altro aspetto che va a favore dell'Ucraino. Senz'altro poi il Girona e la Roma sono due contesti opposti, perché la Liga è diversa dalla Serie A, perché la Liga forse è un campionato più tecnico rispetto alla Serie A, perché Lukaku alla Roma non veniva servito benissimo, mentre Dovbyk al Girona sì, perché la squadra era ben formata, collaudata. Ma stiamo parlando di un attaccante che ha segnato 24 gol e ha avuto il premio Picicci della Liga, e questo premio va a colui che segna il maggior numero di gol nel campionato spagnolo. In linea di massima tutti i numeri parlano per lui, tutti i numeri parlano per lui, decisamente meglio rispetto a Lukaku, upgrade netto rispetto al belga. Fatemi sapere qui sotto nei commenti tutte le vostre considerazioni, che sono curioso di leggere. Voto qualità prezzo io do anche 7,5, questo perché lo vai a pagare non una cifra particolarmente elevata, in totale 36 milioni, di cui 30 e mezzo di parte fissa più 5 e mezzo di bonus, e soprattutto vai a prendere un attaccante che è stato il capocannoniere della Liga. 36 milioni sono pochi, soprattutto perché per esempio il Calafiori di turno, che è un giocatore forte, Calafiori, però se Calafiori viene pagato 50 milioni dall'Arsenal, Dovbyk dovrebbe essere pagato 10 milioni in più per la stagione che ha fatto. Costerebbe quanto Lukaku al Napoli più o meno, quindi questa è un'operazione masterclass fatta da Ghisolfi. Complimenti davvero alla dirigenza della Roma per aver chiuso questo affare. Secondo me l'affare complessivamente è stato strapositivo, forse uno dei migliori acquisti, forse uno dei migliori acquisti qualità prezzo nella storia, direi, della Roma, anche perché è stato il terzo, anche perché sarà il terzo giocatore più oneroso della storia della Roma, seguito poi da Matias Sulle, pagato poco meno. Fatemi sapere la vostra e non ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao ragazzi, ciao a tutti.